Buongiorno a tutti. In questa breve presentazione andremo ad analizzare alcune delle correlazioni tra arte e patologie neurologiche. Iniziando da una citazione di Eric Kandel, neurologo, psichiatra e neuroscienziato, premio Nobel per la medicina nel 2000, che nel 2017 ha pubblicato un volume Arte e neuroscienze, le due culture a confronto, in cui si poneva come obiettivo quello di delineare quali potessero essere le modalità di integrazione tra un approccio scientifico e un approccio umanistico alla conoscenza, e proponeva come ponte tra le due culture l'arte astratta e le neuroscienze. Questo perché tanto le neuroscienze quanto l'arte astratta si pongono domande obiettivi che sono centrali per il pensiero umanistico, e in questa ricerca condividono in misura davvero sorprendente alcune metodologie. Il riferimento è all'approccio riduzionista. Il riduzionismo è definito come la spiegazione di un fenomeno complesso esaminando le sue componenti a livello meccanicistico più elementare. E d'altronde è quello che ha fatto lo stesso Kandel nei suoi studi sull'apprendimento e sulla plasticità sinaptica effettuati sulla lumaca di mare aprisia che vediamo sulla sinistra, il cui sistema nervoso è costituito solo da 20.000 neuroni, a confronto con i 100 miliardi di neuroni che compongono il sistema nervoso di un essere umano. È riuscito quindi ad utilizzare un sistema più semplice per permettere la conoscenza e la comprensione di un sistema decisamente più complesso. In realtà la stessa cosa aveva fatto alcuni anni prima Henri Matisse nel 1953, quando ritagliando 12 blocchi di tela colorata era riuscito a ricreare gli elementi visivi di base per permettere la percezione di un'immagine nota, in questo caso la lumaca stessa. Questo è possibile perché il processo percettivo integra l'informazione che il nostro cervello riceve dal mondo esterno con la conoscenza presa sulla base delle esperienze precedenti e della verifica di ipotesi. In questo senso abbiamo quindi informazioni bottom-up, dal basso verso l'alto, e top-down, dall'alto verso il basso. Le informazioni bottom-up sono computazioni implementate nei circuiti cerebrali che ci permettono di estrarre gli elementi chiavi delle immagini del mondo fisico. Ruolo centrale è svolto dalla via visiva. Le informazioni dalla retina arrivano alla corteccia visiva primaria nel lobo occipitale, da qui si dipartono due vie, una via ventrale e una via dorsale, vie visive, ma anche connessioni con altri sistemi sensoriali e con il sistema limbico. In questo modo si conferisce un aspetto emotivo a quanto percepito. Per quanto riguarda le informazioni top-down, invece queste sono connesse con l'influenza esercitata dalle funzioni mentali e cognitive di ordine superiore, come l'attenzione, le aspettative e le associazioni visive apprese, ma hanno anche un ruolo nella soppressione delle componenti della scena visiva che sono irrilevanti. Senza questo meccanismo soppressivo non sarebbe possibile percepire nulla di quanto visto, perché gli input sarebbero chiaramente eccessivi rispetto alle capacità percettive. Un ruolo essenziale è svolto dalla corteccia temporale inferiore, che ha connessioni con il sistema limbico e, in particolare, con l'ippocampo, quindi con sistemi che sono coinvolti nei meccanismi di memoria ed apprendimento. In questo modo si riesce a conferire sostanzialmente una... una correlazione con quanto precedentemente visto e quanto precedentemente appreso con quello che si sta percependo in quel momento. Nell'arte, oltre al processo percettivo, ovviamente è essenziale il processo creativo. Secondo il modello di Helmholtz e Wallace, questo si compone di quattro fasi. Una prima fase di preparazione in cui è essenziale il background dell'individuo, a cui va seguito una fase di incubazione, cioè un processo inconscio in cui si pensa all'oggetto da creare, che poi verrà chiaramente nell'ultima fase prodotto, fase della produzione. Tra incubazione e produzione c'è una fase di illuminazione, una vera e propria epifania, cioè la fine sostanzialmente del processo di innovazione, in cui il soggetto diventa cosciente dell'oggetto creato, e questo quindi fa seguito sia a una fase inconscia dell'incubazione, sia a una fase accessibile alla coscienza. Perché questo processo sia efficace è necessaria l'integrità di alcuni sistemi neuronali, sia sistemi sensoriali che sistemi motori, ma anche funzioni più complesse come per esempio l'attenzione, che è una funzione cognitiva che permette di focalizzare l'attività mentale su una specifica operazione. Classicamente si distingue un'attenzione globale e un'attenzione selettiva. L'attenzione globale è connessa all'attivazione di aree corticali ma anche sottocorticali, come il locus coeruleus del tronco encefalo, mentre l'attenzione selettiva include una serie di sottocategorie, tra cui l'attenzione spaziale. Anche questa richiede l'integrità di diversi sistemi, sia aree corticali che sottocorticali che fasci associativi.
In realtà, studi più recenti hanno permesso di distinguere dei veri e propri network attentivi, distinti in un network attentivo dorsale e un network attentivo ventrale, che hanno delle caratteristiche differenti. Il network attentivo dorsale non ha una lateralizzazione emisferica e si occupa sostanzialmente di dirigere la cosiddetta attenzione volontaria, quindi goal-oriented. Il network attentivo ventrale è invece prevalente nell'emisfero destro ed è associato alla focalizzazione dell'attenzione su un elemento presente all'interno del campo visivo. Qualora non ci sia integrità di questi sistemi, si entra nel campo della patologia neurologica. Esempio classico è quello del neglect visuospaziale, definito come l'incapacità di indirizzare l'attenzione ad una metà dello spazio. Qualora associato a lesioni corticali, sono prevalentemente colpiti i lobi temporoparito-occipitali dell'emisfero destro. Il neglect interessa l'emispazio sinistro e si associa spesso a disturbi del campo visivo, ma anche a emisomatognosia, cioè l'incapacità di percepire da parte del paziente una parte, in questo caso chiaramente la sinistra, del proprio corpo come tale. Federico Fellini fu colpito da uno stroke nel 1993, un'ischemia cerebrale nel territorio dell'arteria cerebrale media destra, che perfonde proprio quelle strutture corticali precedentemente descritte, e possiamo vedere in questi schizzi, che sono stati eseguiti dopo l'evento ischemico, come manchi sostanzialmente la parte sinistra della figura rappresentata proprio a causa del neglect visuospaziale. Altro disturbo dell'attenzione spaziale è la simultaneognosia, cioè l'incapacità di cogliere il significato complessivo di una scena pur riuscendo ad identificare le caratteristiche, anche le funzioni dei singoli elementi. Questo perché è possibile perché attenzione globale e attenzione focale sono legate all'attivazione di aree cerebrali diverse, anche con una lateralizzazione emisferica. L'attenzione globale è, semplificando chiaramente, prevalentemente legata all'attivazione di aree dell'emisfero destro, quella focale nell'emisfero sinistro. È chiaro che nella percezione di una scena è necessario passare da fasi in cui attiva l'attenzione focale a altre in cui attiva l'attenzione globale, e questo è permesso da connessioni interemisferiche tramite il corpo calloso. In realtà si è passati poi dal cercare una correlazione tra la localizzazione della lesione e segni e sintomi focali neurologici a un focus sull'analisi di funzioni complesse legate alla produzione artistica con una più ampia distribuzione a livello degli emisferi cerebrali. Per cui sono stati condotti una serie di studi su artisti affetti da demenza, cercando di andare a delineare alcune modifiche nella capacità di produzione artistica in rapporto alla patologia, all'evoluzione della patologia. Nei pazienti con malattia di Alzheimer possiamo vedere nella figura in alto a sinistra una perdita della capacità di rappresentazione visuospaziale. In questa serie di autoritratti di William Untermolen, cioè un artista americano affetto appunto da malattia di Alzheimer, abbiamo una progressiva perdita della capacità di rappresentazione del dettaglio associata appunto alla progressione della malattia. Nelle due figure sulla destra abbiamo invece una alterazione nella capacità di rappresentazione prospettica e modificazioni nella scelta dei colori, che diventano praticamente soprattutto colori primari. Questo perché nella malattia di Alzheimer è prevalentemente colpito il lobo parietale, sede della capacità di controllare la rappresentazione visuospaziale, ma anche il lobo occipitale e la corteccia ventrale occipito-temporale. Sono le aree deputate alla percezione di contrasto e colore. Le alterazioni di percettive di contrasto e colore sono ancora più evidenti nell'atrofia corticale posteriore, che è una variante di malattia di Alzheimer in cui sono appunto prevalentemente colpiti i lobi parieto-occipitali. La demenza frontotemporale è invece caratterizzata da prevalentemente alterazioni del linguaggio e del comportamento. E possiamo vedere nelle rappresentazioni in alto che sono stesso artista e stesso soggetto, prima e dopo l'insorgenza della patologia, viene persa sostanzialmente la capacità di rappresentazione astratta, quindi con maggiore realismo, maggiore rappresentazione di dettagli e anche ripetizione dello stesso elemento. Questo fondamentalmente perché vi è una rappresentazione visuale di quelle che sono le perseverazioni, cioè alterazioni del comportamento tipiche di questo tipo di patologia. Anche nella scelta dei colori si passa da colori più tenui sicuramente a colori più brillanti. Ma possiamo notare che non vi sono in realtà alterazioni della rappresentazione visuospaziale. Questo perché nella demenza frontotemporale sono prevalentemente colpite aree della corteccia frontale e temporale anteriore con un minore interessamento parieto-occipitale.
Quindi, in conclusione, anche se siamo riusciti a delineare alcuni aspetti che possono caratterizzare l'evoluzione di una patologia neurodegenerativa e quindi l'impatto della stessa sulla produzione artistica di un individuo, non è possibile fare una valutazione in termini oggettivi e standardizzati, sia perché è chiaramente strettamente legato all'individualità, ma anche perché i processi di percezione e di produzione artistica richiedono l'integrità di network neuronali complessi, organizzati in più livelli. Sicuramente scienze d'arte, condividendo anche una metodologia comune, possono interagire ed arricchirsi a vicenda. Vi ringrazio e vi concludo con questa, questa è una trattografia, quindi un'immagine di risonanza di un neuroradiologo, che è appunto un neuroradiologo francese, che utilizza per produrre delle bellissime opere d'arte. Grazie.